Buonasera, una bella battaglia di popolo abbiamo fatto e di questo parleremo questa sera. Ed è la serata probabilmente delle coincidenze. E sì, è proprio vero che la vita è fatta di coincidenze, fortunate, sfortunate e spesso curiose. Vero Francesco? Ditemi voi infatti se non è singolare la coincidenza tra il provvedimento firmato da Musumeci che avvia il licenziamento di Paolo Lapaglia, ormai il primo anniversario, purtroppo possiamo dire, no? Della scoperta, del contagio da Covid in Italia. Coincide, per quelle che almeno sono le risultanze ufficiali, coincide col provvedimento di ieri, col provvedimento di oggi, perché c'è una novità ulteriore che si aggiunge a ciò che ieri sera abbiamo ufficializzato, cioè l'avvio della procedura di decadenza del direttore dell'ASP Lapaglia. È passato un anno da quando tutto è cominciato, non dobbiamo dimenticarlo, perché quello che è accaduto negli ultimi mesi è solo l'epilogo di una storia più lunga che ci ha visto fondamentalmente impegnati per un anno anche a assumere decisioni e a occuparci di argomenti che istituzionalmente magari non ci competevano, ma per i quali siamo stati costretti a farlo in considerazione dell'inadeguatezza delle istituzioni o dei rappresentanti delle istituzioni che avevano il compito, l'obbligo, proprio la funzione che riguardava esattamente in questo caso il campo sanitario. E Messina che cosa è stata in questa vicenda? Una città abbandonata dall'ASP al suo destino, ma non solo dall'ASP, e di questo stasera dobbiamo parlarne. Non dimenticheremo mai, infatti, che quando tutto ebbe inizio anche a Messina e per i mesi successivi la lotta alla pandemia è stata gestita come una faccenda quasi riservata a pochi addetti ai lavori, pochi disorganizzati, privi di mezzi e di competenze. Tutti gli altri, cioè coloro che per dovere d'ufficio dovevano vigilare e intervenire, sembravano essere scomparsi, quasi un clima surreale. Fatta eccezione per le pattuglie delle forze dell'ordine, dispiegate sul territorio, per sanzionare i trasgressori del divieto di circolazione, di ciò che accadeva ai contagi, invece, sembrava non fregargliene niente a nessuno. La stessa pericolosità del virus veniva messa in discussione nella prima fase. Ancora mi ricordo anche illustri presentatori che nella prima fase addirittura ritenevano il Covid come una barzelletta e poi hanno cambiato idea. Uno di questi, non mi ricordo manco come si chiama in questo momento, è uno di quelli che ha attaccato me. Come si chiamava quel presentatore che quando c'è stato l'impugnativa dell'ordinanza e io ero lì al porto e ho preso la fascia, vi ricordate? Ero in diretta, in una famosa diretta, mi ricordo sto presentatore ora Luciano, come si forse. chiamava, no, se ve lo No, non ricordate mi voi ricordo. me lo dite, ci fu uno scontro feroce ed era uno di quelli che negava l'esistenza del Covid all'inizio e poi invece faceva a me la morale del perché avevo quasi in modo blasfemo
reagito a quella che era stata la delibera del Consiglio dei Ministri che avviava la procedura di annullamento della nostra. È un presentatore con gli occhiali, in questo momento no, non mi sto ricordando comunque. Per ora magari starà facendo, anzi, se voi ve lo ricordate, scrivetelo così per mia curiosità, perché vedo che Luciano è stanco stasera e non riesce a focalizzare anche la sua attenzione per andare a individuare questo presentatore, che comunque faceva parte di tutto di questo circolo. Quindi è ovvio che in quella fase, dove anche questo fenomeno veniva da parte di alcuni. Luciano, se lo sai, dimmi. C'è chi va. Ah, Cecchi Pavone, No, è Cecchi vero. Pavone, Cecca Pavone, ecco, Cecchi Pavone era, Chi va? sì. Sì, me lo ricordo bene. Comunque, quella era la fase iniziale, pure abbastanza delicata, dove al di là di quello che poi erano i ruoli che ognuno di noi aveva, dovevamo combattere anche con questi personaggi che andavano in televisione a proprio delegittimare quel lavoro che comunque è un grande preoccupazione tutti noi avevamo avviato. Quindi questa anche discussione di persone anche di un certo grado sociale, grado culturale, le quali, lo voglio ribadire, non hanno inteso rinunciare nemmeno alla loro già programmata settimana bianca, come si suol dire. Di questo abbiamo avuto modo di discuterne, perché era indispensabile andare a sciare in quel momento, considerato che magari del virus parte di queste persone non ne disconoscevano l'esistenza, magari erano di quelli che proprio non gliene, erano convinte che non esistesse, e quindi come una sorta di rito scaramantico andare sulla neve significava proprio confermare che non esistevano i famosi sciatori. Lo ricordiamo bene, gli sciatori di Madonna di Campiglio. E li ricordiamo sempre non solo per la gravità del fatto in sé, ma per il suo significato, per il suo disvalore, che dà la misura di quanto leggero fosse l'approccio al problema. E parliamo di fine febbraio, primi di marzo dell'anno scorso. Questo è una fase da tenere ben presente. Così la pandemia è diventata per alcuni mesi il primo punto all'ordine del giorno, ahimè, di questa amministrazione, di questa giunta. Siamo stati per oltre 60 giorni, ti ricordi, assessore Musolino, col nostro gabinetto di guerra, non si dormiva, preoccupazioni, guerre costanti. Eravamo noi in trincea per tutelare, cercare di tutelare la nostra comunità anche rispetto a quella che era comunque l'oscurità dell'orizzonte, perché naturalmente ci siamo trovati tutti quanti di fronte a una situazione veramente difficile. Io non dimenticherò mai nella mia vita ogni giorno di quei 2 mesi che abbiamo affrontato tutta assieme per fare di tutto e di più per cercare di tutelare la nostra comunità. C'era sì, non solo un vuoto di idee, perché non si aveva idea di ciò che stavamo per combattere, di questo nemico invisibile ma pericoloso. C'era anche un vuoto di iniziative, però c'era la consapevolezza della gravità della situazione, almeno noi eravamo coscienti e noi abbiamo fatto di tutto per colmare proprio questo spazio lasciato deliberatamente vuoto da chi aveva la competenza invece di stare in trincea con noi. C'era anche un diffuso senso di smarrimento, ve lo ricordate, da parte di tutti voi, e naturalmente noi eravamo il punto di riferimento della comunità. È ovvio che guardavate
al sindaco, al palazzo municipale, in un momento così delicato, come guida, anche in una fase così tragica. Non dimenticherò che la gente, ed in particolare anche gli anziani e i fragili, si contagiava, moriva senza che l'ASP locale mostrasse alcuna capacità di prevenire quei tragici eventi, ed in qualche caso nemmeno quella di reagire prontamente di fronte all'emergenza. Stiamo parlando di marzo 2020. Ricordate quanto è accaduto nella casa di riposo come d'incanto? Se interpellate la titolare, perché credo che ha l'onestà intellettuale di ammetterlo, vi dirà che l'unico interlocutore che ha trovato in quel momento in tragedia è stato il sindaco De Luca. Io sono stato contattato nottetempo in quella vicenda e sono stato contattato perché lì si è registrata l'omissione, la prima grande omissione dell'ASP. Voglio ricordare, eravamo tra il 18 e il 20 di marzo, se non ricordo male, che io sono dovuto andare alla casa come d'incanto per comunicare agli operatori che erano tutti positivi, con oltre 50 pazienti positivi, e dovevano rimanere lì per almeno 48 ore, perché non potevamo far morire e abbandonare quegli anziani. Ma dov'era l'ASP? E dove erano tutti gli altri? Tutti questi soloni che oggi pontificano su questa vicenda. Lì c'era il sindaco De Luca in trincea, che non andava a occupare uno spazio, ma si era assunto la responsabilità di funzioni che qualche altro era deputato per legge a svolgere. E io non mi sono tirato indietro, e questo l'ho voluto prendere, ripeto, come testimonianza. E oggi lo sapete che c'è un procedimento penale avviato su quei fatti, che purtroppo non potrà ridare la vita a non so quanti sono morti, 25, 30, non mi ricordo quanti anziani sono morti, 37. proprio 37, 37 anziani, credo su 60 circa che erano lì curati alla casa di riposo come d'incanto. Siamo noi che abbiamo allora ottenuto il trasferimento nottetempo. Siamo noi che abbiamo messo in discussione la gestione già di quello che era l'emergenza Covid da parte dell'ASP. Sono io che ho ottenuto allora la nomina di coordinatore Covid, emergenza Covid di Giuseppe Laganga. Questa è la storia che non consento a nessuno di mettere in discussione. E si dirà magari su questo aspetto, la giustizia ha i suoi tempi, la burocrazia ha i suoi impicci, tutti sono stati colti di sorpresa dalla pandemia, non c'era una cura, in tutto il mondo hanno avuto problemi simili, sono considerazioni che possono valere fino ad un certo punto però. E solo per la prima ondata dei contagi, naturalmente, non certo per la seconda di cui ora dovremo parlare. L'incapacità dell'ASP di Messina, in persona del suo direttore generale La Paglia, era emersa già con chiarezza a marzo del 2020. E se io sarò chiamata a testimoniare in questo procedimento penale, ne avrò da raccontare, perché io sono stato tirato in ballo, ripeto, per sopperire alle omissioni dell'ASP. Per questo motivo, come vi ho accennato, il direttore generale del Policlinico, il bocconiano Peppe Laganga, persona molto in gamba, era stato incaricato di coordinare tutti gli interventi su base provinciale per l'emergenza Covid, e devo dire che attraverso Laganga siamo riusciti a vedere già i primi risultati, buoni risultati organizzativi che poi abbiamo portato avanti in questa prima fase, lo devo dire, con perdite contenute, perché se le mettiamo a confronto tra le morti di allora, Signore.
E di ora possiamo affermare che nonostante eravamo di fronte a una situazione nuova per tutti, ma siamo riusciti ad imporci e anche lì ad avere questa figura di La Ganga che ci ha consentito di mettere un margine. Voglio ricordare a me stesso che nella prima fase di pandemia noi non abbiamo mai superato i 300 contagiati tra la città e la provincia. 300! 300. Poteva durare a lungo, e questo è un pensiero che io amichevolmente ovviamente voglio fare nei confronti di La Ganga, poteva durare a lungo a Messina un bocconiano capace di fare il suo lavoro? Certamente no. Ed infatti mi ha sorpreso allora il dottore La Ganga nell'estate scorsa, ricordo se fosse luglio, ci ha salutato, se n'è andato da Messina ed oggi dirige presidi ospedalieri al nord. Presidi ospedalieri al nord. E lo voglio salutare, se ci sta, lui ci segue, lo voglio salutare perché è una grande risorsa che sul campo ho visto quanto valeva. Io lo chiamavo anche di notte alla ganga e la ganga rispondeva. E non era solo rispondeva, agiva. Perché in piena pandemia, in guerra, tu non hai ovviamente orari e non ti puoi permettere di essere stanco. E in tutta quella fase, dove era l'assessore Razza? Dove erano gli uffici regionali preposti al controllo dell'operato delle varie ASP? E soprattutto perché è stata riservata così poca attenzione alla situazione di Messina? Perché ora di queste anomalie, a confronto con le altre città metropolitane, dobbiamo affrontare, perché faranno parte dell'esposto che abbiamo chiuso, limeremo in questo weekend, assessore Musolino, ora dovremo parlare di questo, no? Perché aspettavamo finalmente il bollo che riguarda il provvedimento di ieri e quello di oggi, e quindi per chiudere l'esposto per epidemia colposa, e noi ci costituiremo parte civile come comune, noi chiederemo il risarcimento danni in nome e per conto dei nostri cittadini, del nostro sistema produttivo che è stato maggiormente colpito dalla deficienza, inefficienza e omissione dell'ASP, perché questo sarà il contenuto dell'esposto che presenteremo e ne abbiamo presentate tante altre. Poi vedremo, proporre cose come vanno, proveremo qualche cenno. Intanto cominciamo a mettere a confronto la situazione di Catania, Palermo e Messina, che è fondamentale, perché qui realmente viene da dire tre pesi e tre misure diverse. Andiamo nel concreto, udite, udite, perché qui la responsabilità di Musumeci e di Razza per la vicenda di Messina ci sta tutta e ora capirete perché. Con decreto del 7 maggio 2020, quindi eravamo ancora agli sgoccioli della prima fase pandemica, decreto 380 dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, quindi vi ho dato gli estremi, ve lo potete andare a verificare, ha nominato l'assessore Razza il dottor Giuseppe Liberti, commissario ad acta presso l'ASP di Catania, nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Tanto per intenderci, ma ora ci arriveremo, quello che è stato fatto il 17 dicembre 2020 a Catania è stato fatto esattamente 8 mesi prima. Aiutami a contare, Luciano. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. 7/8 mesi prima. Mi direte, ma Catania è la città dell'assessore Razza. Eh sì, caro Ruggero, dovrai spiegarci perché hai fatto 8 mesi prima a casa tua un provvedimento che doveva essere fatto anche a Messina e che hai fatto dopo che io vi ho fanculizzato a tutti quanti.
dottor Liberti, dirigente medico infettivologo in servizio presso l'ospedale Cannizzaro, si legge in un comunicato, è stato individuato a motivo dei titoli professionali, formativi e di carriera posseduti, nonché della competenza e dell'esperienza maturata nel settore. L'azione di affiancamento e supporto, demandata a commissario ad acta, garantirà nella fase 2 una più specifica regia unica nei processi e l'uniformità delle procedure di tutti i dipartimenti e i servizi dell'ASP di Catania, preposti o connessi alla gestione dell'emergenza Covid. Ruggerino, hai pensato a casa tua? Per carità, ma tutta la Sicilia è casa tua. E questo è Catania. Dopodiché si incazza Palermo. Come dici? Catania sì, e noi no. Nel momento in cui la pandemia riparte, a Catania a fine settembre, primi di ottobre, viene mutuata la stessa operazione di Catania a Palermo. Cioè, viene fatto un provvedimento per nominare tale Renato Costa, che dicono essere il rumors leader del sindacato medici della CGIL, ma questo non è importante, non credo che Razza l'abbia fatto per coprirsi le spalle, ma sarà una coincidenza ovviamente, non pensare male Mussolino, una coincidenza. Quindi attenzione, viene nominato commissario Covid per l'emergenza di Palermo, quindi a maggio si provvede a Catania, a fine settembre si provvede a Palermo e per Messina l'assessore Razza che fa? Niente! Niente! O meglio, potremmo dire che continua a pensare che non ci sia nessuna emergenza a Messina che richiedesse un commissario straordinario dotato di competenze e poteri specifici per affrontarla. D'altronde, sul campo si era distinto il buon Lapaia e il suo delegato Crisicelli si era distinto in negativo, tant'è vero che è stato nominato la ganga, ma nonostante tutto, guardate qui l'offesa anche alla città. Attenzione, casa mia è tutta la Sicilia. Io ragiono così, ma Razza no. Ora vedrete perché. Quindi si nomina a Catania a maggio il commissario, si nomina a fine settembre a Palermo il commissario. Qui, siccome eravamo in buone mani, non era necessario nominare nessun commissario. E si va avanti così, facendo finta che il problema non esistesse a Messina, per mesi. Nel frattempo le terapie intensive, smantellate in estate e mai seriamente riorganizzate, si andavano riempendo di pazienti. Nel frattempo la conta dei morti saliva tragicamente. Nel frattempo si è arrivati a superare la quota di 200 morti a dicembre, mentre, tenete conto, per avere sempre i rapporti presenti, i morti della prima fase sono stati in tutto 59 a Messina. A Messina e provincia 59 morti nella prima fase pandemica, di cui oltre metà alla casa di riposo come d'incanto. Quindi se non ci fosse stato lì un comportamento che va accertato ora, noi avremmo avuto sì e no 20 morti, ma vi rendete conto? Significa che eravamo riusciti a gestire per bene la situazione. Come mai nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sostanzialmente, anzi settembre, ottobre, novembre e dicembre, si arriva a 200 morti? Ecco dove c'è il nesso causale su cui noi punteremo la nostra denuncia e chiederemo una e faremo un'azione risarcitoria nei confronti di tutti, perché a me hanno cercato di farmi fuori, cercheranno ancora di farmi fuori, ma io in ogni caso in tutte le procure d'Italia
depositerò questo esposto. Perché? Perché c'è un problema anche di vigilanza del ministero. E quindi è meglio mandarla a tutte le procure d'Italia, Daphne, considerato che c'è anche un problema del Ministero della Sanità qui. E così vediamo le procure, quali procure si muoveranno prima che mi fanno fuori definitivamente, no? E Razza che cosa fa di fronte alla quadruplicazione dei morti da 59 a oltre 200, alle terapie intensive piene, alle ricoveri ordinari pieni, a quella che si è evidenziata immediatamente, l'impossibilità del tracciamento dei contagi messo nero su bianco dal buon Crisicelli quando ci ha chiesto di chiudere le scuole? Parliamo di fine ottobre. Parliamo del 23 di ottobre quando abbiamo fatto il primo tavolo tecnico, quando uscì la vergogna che c'erano solo 12 posti letto in terapia intensiva per la città e al Policlinico di Messina. 23 di ottobre. Come uscì allora l'assessore Razza, fece un comunicato senza citarlo ovviamente, parlando che, e facendo riferimento ad allarmismo non supportato da dati reali. Meno male che abbiamo le registrazioni di quella videoconferenza con i rappresentanti dei presidi ospedalieri. Devo ricordarvi la storia. 23 di ottobre, fine ottobre, Crisicelli ci scrive e ci chiede di chiudere le scuole perché non erano in condizioni di garantire il tracciamento. E io faccio l'ordinanza e chiudo le scuole. Ebbene, tutto questo, di fronte a questa situazione, dove anche l'operazione più banale, la raccolta dei rifiuti delle famiglie che avevano soggetti affetti da Covid, non si riusciva a garantire, l'ASP non riusciva a garantire neanche la cosa più banale per i soggetti anche in isolamento. Di tutto questo voglio ricordarvi la storia, soprattutto nei confronti di quei sciacalli, sciacalli che oggi cercano di mistificare e mescolare le carte e cancellare la storia. No, la storia è questa ed è certificata. Di fronte a tutta questa situazione ci siamo ritrovati con una vicenda per la quale dai primi tavoli tecnici alle note che abbiamo fatto, alle ordinanze, non è servita a niente, non si muoveva niente. Messina non rientrava nella visione dell'emergenza da parte dell'assessore Ruggero Razza. Ecco perché è il primo responsabile di questa situazione pandemica a Messina. Per lui andava tutto bene. E bisogna dirlo, eh. Poi chi si offenda, chi si vuole offendere, si offenda. Per tutte le istituzioni che sono state coinvolte o interessate a vario titolo alla gestione dell'emergenza sanitaria, le quali hanno preso per oro colato le dichiarazioni rassicuranti dell'ASP quando questo sindaco, io, questa amministrazione, questa giunta hanno chiamato l'azienda sanitaria a vari tavoli tecnici, ai vari confronti istituzionali per avere spiegazioni, e si mentiva anche al cospetto del prefetto di Messina. Tutto a posto. Era tutto a posto. De Luca era un pazzo. Era ormai il predicatore nel deserto, che era meglio prenderlo e fare un'azione denigratoria di quelle scientifiche per cercare di delegittimare De Luca e quindi non prendere in considerazione quello che il sindaco di Messina, con documenti e con elementi incontestabili, portava al tavolo e per i quali continuava ad avere bugie. Vergognatevi, delinquenti, criminali, mentire sull'esistenza del... Perché si è criminali quando di fronte a queste vicende ognuno nei rispettivi ruoli non agisce. Quando io a un certo punto mi sono permesso di dire
il 16 di dicembre, che all'ASP non funzionava un cazzo, quando io mi sono permesso di mandare a fanculo il buon Lapaglia, era il 16 di dicembre. Ma noi abbiamo iniziato il 23 di ottobre con oltre 15 incontri, tavoli tecnici, note, confronti anche al cospetto del prefetto, e ognuno mentiva. E nel frattempo avevamo superato i 3.000 positivi. Abbiamo poi raggiunto la soglia dei 5.000 positivi in città e provincia. Rispetto alla punta massima di agosto, se non ricordo male, che era stato 350-400. Ma vi rendete conto che tutto questo si è generato per causa dell'ASP e di soggetti che in modo delinquenziale non hanno corretto immediatamente il tiro? Perché l'omissione dov'è dell'assessore? E qui, e ora anche vedete le date ci aiutano, perché leggeremo ora il provvedimento di sospensione che è stato notificato qualche ora fa di Lapaglia. Lapaglia è stato sospeso, non è più dirigente generale intanto, nelle more che venga licenziato. E ora, ora ascolterete cose veramente orrende. È ovvio che poi uno ad un certo punto perde la pazienza, perde l'aplomb istituzionale e comincia ad urlare. Ma urla cosa? Lancia un grido d'allarme e lo lancia forte e chiaro. Perché? Perché di fronte ormai a quello che era proprio una visione da un punto di vista istituzionale criminale della pandemia, io cosa dovevo fare? Non sono riuscito con le forme istituzionali, mi sono ritrovato anche solo istituzionalmente, non ho avuto manco il mio consiglio comunale che mi ha seguito in questa guerra per tutelare la nostra gente. Cosa devo fare? A un certo punto la denuncia pubblica, l'unica cosa che mi rimane è quella buttitta che dice a un popolo: se ci ruba una lingua è perso per sempre, se non ricordo male. Eh sì, a me quello mi è rimasto in quell'occasione, essere irriverente. E ora vi leggerò un passaggio del decreto di sospensione che certifica che la mia presa di posizione del 16 di dicembre ha scatenato tutta questa situazione che ha portato, di cui ora parleremo, oggi finalmente alla dipartita di Lapaglia. Ma dobbiamo prima affrontare alcuni passaggi intermedi, perché è giusto che la città sappia anche perché nella prossima settimana denunciamo tutti per epidemia colposa e a tutti chiederemo un maxi risarcimento danni da dare ai nostri, alle nostre imprese e alle famiglie che si sono ritrovati con situazioni che da questo punto di vista ovviamente meritano una attenzione particolare. E se trovo un documento, vi voglio leggere un dato che è eclatante. È un documento che io nella mia qualità ho avuto e che riguarda anche una situazione che naturalmente evidenzia che quando si entrava nelle terapie intensive non si usciva più. Voglio fornirvi un dato e una dichiarazione fresca fresca del 5 febbraio 2021. Si dichiara che presso la rianimazione del Papardo di Messina, ascoltate questo dato, da ottobre 2020 alla data del 5 di febbraio 2021 sono stati ricoverati 62 pazienti, attenzione a questo passaggio, di cui intubati 44 e non intubati 18. Di questi sono deceduti 50 pazienti, di cui intubati
42 e non intubati 8. Signori miei, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Cioè che 44 pazienti intubati al papardo, su 44 ne sono morti 42! 42! E non sono questi elementi raccapriccianti che ovviamente devono portare ad approfondire come mai si è arrivati a questa situazione così delicata. Questo è un documento che è in mio possesso. Se qualcuno me lo chiede, posso esibirlo senza problemi, perché è la storia del papardo. Ma c'è un altro documento che attesta la stessa situazione del Policlinico di Messina. E quando sentite questi dati dovete riflettere. Su 44 pazienti intubati ne sono morti 42. Questo a dimostrazione, purtroppo, che la situazione era tragica e io la sentivo sulla mia pelle, perché io certe cose, certe informazioni già le avevo. E naturalmente il problema era che c'erano dei muri di gomma che non mi consentivano di arrivare ad avere l'oggettività dell'elemento per poter inchiodare tutti. E non avete idea del cuore nero che io avevo in quel periodo. Ecco perché il lockdown a Messina, ecco perché mi sono dovuto prendere la responsabilità di certe scelte che qui abbiamo dovuto fare, perché qui avevamo alla guida dell'ASP soggetti inadeguati, che già per il loro pedigree, per la loro storia, si erano dimostrati inadeguati. E invece Razza ce li ha lasciati qua per punirci. Vergognati, Ruggero Razza. Pensa a tutti quei morti. Pensa a quello che hai causato tu con la tua omissione e con la tua disparità di trattamento. Perché quando hai nominato il commissario a Palermo non hai provveduto a nominarlo a Messina? Questo dovrai spiegare tu, Razza, il tuo presidente Musumeci. Per quale motivo hai lasciato la città di Messina abbandonata nelle mani di un soggetto che si era dimostrato incapace? Che connivenze c'erano? Perché sono saltati gli equilibri. Perché la Paglia ha cominciato a parlare, è andato in procura, ha cominciato a vomitare. È saltato tutto, lo voglio riferire a qualche ex deputato trombato che oggi ha fatto un post dove cercava di smentire che cosa? Che dietro questa operazione non c'erano i poteri forti. Caro Beppe, non ti voglio nominare perché ti faccio pubblicità. Vedete, quando in questi meccanismi strani qualcuno decide di vuotare il sacco, così è successo questo. Quindi tra loro compagni di merende politiche, spero solo politiche ovviamente, sono saltati gli equilibri. Io vi ricordate che ho detto la Paglia se comincia a parlare? Come ha cominciato a parlare ed è stato di dominio pubblico questa notizia, la Paglia è stato lasciato al suo destino. E ovviamente hanno fatto in modo tale di cercare di fare fuori anche me. Ma io lo sapevo già come stavano le cose. Ecco perché tiravo la corda e li sfidavo, perché ogni giorno che passava, è vero, loro hanno ritardato perché aspettavano di capire se io realmente ero così folle da dimettermi. Io invece ho giocato la partita di portarli fino all'ultimo secondo, perché ogni giorno in più che hanno ritardato a fare quello che hanno fatto oggi è un'omissione grande quanto una casa di cui dovranno dare spiegazioni. Perché li denuncerò in tutte le procure d'Italia, a tutte, e quindi dovranno spiegare come mai. Potranno mai dire che hanno ritardato il procedimento perché volevano tentare di fare fuori il sindaco De Luca, che le dimissioni gli scadevano quando? Il 5-6 di febbraio, mi ricordo quando, e quindi hanno stirato, e ora dovranno spiegare perché ogni minuto che hanno ritardato è un'omissione. Ecco, questo lo voglio consegnare a tutti gli ex deputati trombati e quant'altro che mentivano anche sulle procedure, poveretti, perché magari erano conniventi con i sistemi e quant'altro, per carità di Dio. Beh, guardate,
Io credo che a volte quattro parole in lingua volgare, magari sì, nella forma scorretta, ma piene di sostanza, valgono più di 100 tavoli tecnici, con gli addetti ai lavori, tavoli blasonati, dove bisogna anche stare attenti a come si avvenire con la pezza in mano, i quali a quei tavoli sembrano più interessati a difendere le loro poltrone, il combinato disposto dell'articolo latte la pesca, piuttosto che la salute dei cittadini. Perché noi per quasi due mesi, dal 23 di ottobre fino al 16 dicembre, abbiamo fatto esclusivamente questo, proprio perché io volevo per le vie istituzionali cercare di risolvere la situazione. Avevamo chiesto già a Razza di nominare un commissario e Razza se n'è fregato di tutto questo. Ebbene, dopo che io il 16 di dicembre sono uscito a naturale, mi direte, Razza si accorge che a Messina c'è un problema. E che fa il buon Razza? Beh, intanto gli dice, chiama Paoletto, gli dice, sente Paoletto, la paglia, lo sai che facemo? Tu intanto fammi una richiesta per nominare una commissione d'inchiesta. Ah, e Paoletto fa la richiesta, sempre il 16 di dicembre, dopo che io l'ho mandata a fanculo, ora nominiamo la commissione d'inchiesta. Poteva mai immaginare il buon Lavaglia che quella sarebbe stata la corda che in base poi ai suoi umori, che se Lavaglia è fuori è perché ha cantato, e che ci sono dubbi nel momento in cui ha cantato, e quindi chissà ora cosa uscirà fuori. Ma tanto noi anche questo lo scriveremo a tutte le procure d'Italia, no? Perché? Perché pretendiamo giustizia per i danni che noi abbiamo subito e ancora stiamo subendo. E quindi lo chiama e gli fa fare sta richiesta il 16 di dicembre di nominare una commissione d'inchiesta. Ma prima di arrivare a questo, la riflessione è perché il buon Razza ha considerato l'emergenza di Messina meno importante di quella di Catania e di Palermo. Primo quesito che è inchiodato dalle date. E magari anche sulla scorta di quello che si era verificato nella prima fase di pandemia, cioè quando ci siamo ritrovati sempre con la paglia che si era rivelato incapace di gestire gli elementi più basilari di una emergenza, il tracciamento e tutto ciò che andava organizzato, anche un database del cavolo, non esisteva neanche quello. Perché lo voglio dire già ora, io plaudo a Marzia Furnari. Perché? Perché tutta l'attività che ha fatto Marzia Furnari, e come vedete, come le cose hanno avuto la possibilità di funzionare, noi siamo ritornati a fare il nostro mestiere. Tutto ciò che ha fatto Marzia Furnari, ogni cosa in più che fa Marzia Furnari, è un addebito e un'accusa in più per la paglia, per l'assessore Razza e per il presidente Musumeci. Marzia, facci sognare. Vai avanti così, perché hai avuto il nostro sostegno. Parleremo anche di quelli che sono stati i nostri rapporti iniziali, ma noi, come vedi, ci siamo fatti da parte, perché è giusto così. Finalmente c'è una persona che ha avuto le risorse umane e finanziarie per affrontare l'emergenza a Messina. Ma perché a Catania sono stati dati a maggio? E perché a Palermo sono state date a fine settembre? E a Messina si è dovuto aspettare che il sindaco De Luca prendesse il fuoco con le proprie mani e quindi creasse il caos per avere la Marzia Furnari nominata? Perché Marzia Furnari è stata nominata il 17 di dicembre 2020. Questo ci tenga a precisarlo. 17 dicembre 2020. E quindi è ovvio che
Poi se a Messina c'è un sindaco che può dare fastidio al Burrazza perché magari non usa il serbatoio dell'ASP come serbatoio politico. Mai fatto. Tant'è vero che La Paglia, nonostante tutto, incalzato, in più interviste, quantomeno Paolo, ti dico grazie, che ha detto la verità, che non ti ho mai chiesto neanche il trasferimento di un infermiere, come si suol dire, non sono mai venuto da te, se non qualche volta per questioni istituzionali. Grazie per l'onestà intellettuale, ci mancava pure. Chiarito. Grazie che hai chiarito che io non c'entro niente con l'operazione dei 10 milioni di euro. Grazie. Probabilmente ormai avrai svuotato il sacco e quindi non servi più. Hai la mia solidarietà, Paolo. Hai la mia solidarietà per questo. Ed è ovvio che ora siamo in attesa dei provvedimenti della Procura. Perché si chiude il cerchio, guardate oggi. Cioè oggi si chiude il cerchio con questo provvedimento anche di sospensione. Ormai tutti gli elementi sono messi in fila. E cioè che c'è stata una connivenza. Un procedimento artatamente creato per perdere tempo nella speranza di salvare La Paglia. La Paglia non ha resistito più, troppo nervoso forse per gli attacchi del sindaco, può essere, è ovvio che io la mia partita l'ho giocata fino in fondo affinché chi avesse delle responsabilità parlasse. Quindi grazie Paolo La Paglia perché hai svuotato il sacco in procura. E naturalmente questo ha determinato la tua dipartita, ma non sono io la causa della tua dipartita, perché la tua dipartita doveva avvenire già prima, quando io già ti avevo e avevo detto a tutti quanti che tu non eri all'altezza di gestire l'ASP in una situazione di pandemia. Ebbene, l'ho detto, il 17 di dicembre Razza a un certo punto si rende conto, o fa finta di farlo, che era arrivato il momento di equiparare la città di Messina anche alla città di Catania e alla città di Palermo. E ci manda Marzia Furlani. Beh, e da lì inizia il percorso. Vi ricordate tutti la zona ultrarossa farlocca a firma di Musumeci? Ricordate tutto quello che è successo negli ultimi 2 mesi? Il disastro creato dalla gestione di La Paglia non è che si poteva risolvere in pochi giorni. Io lo dissi a Marzia Furlani, ti ricordi Daphne? Ho detto, non vorrei essere al suo posto, perché lei ancora quello che non ha ereditato, quello che dovrà fare, magari non l'ha messo in conto. Mi auguro che sia stata attrezzata per bene dall'assessore con mezzi e risorse umane, per poter risolvere tutte le questioni che non sono state risolte in questo periodo. E abbiamo aspettato, abbiamo fatto i primi tavoli tecnici convocati da me, abbiamo aspettato che la Furnari si organizzasse e nei momenti in cui abbiamo dato il tempo e il supporto per organizzarsi, finalmente ci siamo potuti togliere questo peso che a noi non competeva, ma che finalmente aveva una prima risposta che è stata forzata. La città di Messina deve sapere che Marzia Furnari, commissario Covid, arriva a Messina solo perché l'assessore Razza non ha avuto scelta. Perché se era un'azione spontanea l'avrebbe già fatta quando, quantomeno a fine settembre 2020, aveva nominato il commissario a Palermo. Lui non voleva nominare qua nessun commissario perché La Paglia gli andava bene, perché con Paoletto si andava d'amore e d'accordo, quindi non poteva da questo punto di vista scombussolare certi equilibri. Si è trovato poi col sindaco De Luca che li ha inchiodati e di fronte a questo ha dovuto nominare Marzia Furnari. Beh, questo teniamolo ben presente. Quindi, di fronte a tutto questo, è ovvio che noi per Messina ci attendavamo che per riparare al danno che ha fatto lo stesso Musumeci attraverso il suo uomo di fiducia, La Paglia, perché La Paglia l'ha scelto Musumeci, sia chiaro, qua non so che tipo di connivenze ci sono, connivenze politiche ovviamente. Quindi, se da un lato il conto dei deceduti per Covid,
ha superato a fine gennaio 300, quota 300, parliamo solo della seconda fase. Dall'altro, si sono evidenziati gli effetti positivi intanto della zona ultrarossa che noi, quella vera, noi abbiamo preteso. Io mi sono preso la responsabilità di chiudere tutto per 15 giorni, perché non potevamo noi a Messina avere una zona rossa farlocca come quella che c'è stata nel resto della Sicilia, dove non si poteva fare tutto, ma si poteva fare praticamente di tutto e di più. E no, ce la siamo presa questa responsabilità perché? Perché la stessa Marzia Furnari, altro capo d'accusa, quando il commissario Covid scrive che oltre 3.000 soggetti positivi non erano stati inseriti in banca dati, e quindi non solo il tracciamento, non è stata svolta alcuna attività di vigilanza nei confronti di queste persone. 3.000 soggetti positivi! 3.269 se non ricordo male. Ma vi rendete conto in che mani di criminali eravamo a Messina? E io dovevo stare ancora lì al tavolo istituzionale a farmi prendere per il culo da certi criminali? Questa è la funzione del sindaco? La funzione di un sindaco istituzionale? E io vedo che ammazzano la mia gente, la mia comunità, e non devo impazzire? No, e no, e meno male che ho fatto per l'ennesima volta l'impertinente, perché c'è scritto nel decreto di sospensione di oggi, che andremo a vedere, che grazie all'impertinente De Luca è stato nominato commissario ad acta la Furnari, commissario per l'emergenza sanitaria. E allora tutto questo ovviamente ha comportato da parte mia una grande responsabilità. Io lo so che la pagherò e so anche che tante cose in questi periodi non stanno capitando a caso. E voglio anche ribadire che avevo chiesto che non si esitasse a prendere provvedimenti nei confronti di La Paglia già in tempi non sospetti, lo ribadisco, l'ho fatto perché ritenevo e ritengo, lo ribadisco, che su una questione maledettamente seria, come la salute, la vita delle persone, messa a rischio da questo pressappochismo, da questi soggetti improvvisati, incompetenti, da questa sciatteria. Di fronte a tutto questo io non potevo fare sconti a nessuno, sapendo in partenza già che chi tocca la sanità muore. Chi tocca la sanità muore perché ovviamente non accetta di entrare in questi sistemi. E ora però ero anche consapevole che magari c'erano dei rimorsi di coscienza che dilaniavano il buon Razza, il buon assessore Razza, chissà. E chissà cosa avrà pensato Razza. Magari avrà pensato come si può dare tutte le colpe alla paglia? Quando io, Razza, per un anno ho fatto finta di non vedere la situazione di Messina e di non sapere cosa accadeva a Messina. Come si può? Si sarà chiesto Ruggerino Razza a cogliere una sia pur motivata richiesta del sindaco di Messina, provocandomi la mia richiesta di togliere la paglia, ovviamente, provocando magari il malumore degli sponsor politici di La Paglia, che contribuiscono a tenere in piedi Musumeci, attenzione, no? E quindi il malumore di questi sponsor politici, di quel direttore generale, che ovviamente mi potrebbe fare saltare gli equilibri all'asta. Infatti stanno tutti zitti e pipa, muti e pipa, nessun deputato ha parlato, perché ovviamente gli equilibri li sanno tenere bene, e come se non li sanno tenere bene? Ed è ovvio che noi ora chiederemo conto anche della gestione emergenziale di Marzia Furnari, perché vogliamo capire quanto si sta spendendo, come si sta spendendo e quindi perché non si è speso prima, non per Marzia Furnari. Ed è ovvio che qui ormai stiamo vedendo staff,
addetti stampa, missili, tutto perfetto, vada avanti Mazia Furnari. Ma io chiederò il riscontro euro per euro, perché queste cose andavano fatte prima. E fatto questo esposto, tenete conto che ancora mi pare neanche la relazione del comitato regionale, del comitato scientifico regionale ci hanno mandato. No. Bene, facciamo anche qui una, impugniamo il silenzio, arrivato a questo punto, di Musumeci. Vergogna, sono quanto abbiamo fatto l'8 gennaio. 8 gennaio. Abbiamo sollecitato il 14. Benissimo, quindi a 60 giorni impugneremo il silenzio da parte di Musumeci. Vergogna di Musumeci, vergognati a non dare neanche una relazione a un'istituzione che te l'ha chiesta. Ma che faccia avete? Che tipo di faccia avete? Che coscienza avete? Vergognati, anche una semplice richiesta di avere la relazione del comitato scientifico non ce l'hai mandata, che riguardava la vicenda anche di Messina. Ma d'altronde ve lo dico con molta onestà, come si poteva passare sui cadaveri di oltre 300 persone e sulla montagna di omissioni e ritardi dell'ASP di Messina nella lotta al Covid? Come potevo stare zitto io? Come potevo dire non è competenza mia e magari oggi avere ancora di più, non 300 morti, 600? Dovevo per forza rompere questa situazione criminogena e l'ho fatta a modo mio. L'ultimo strumento che mi era rimasto, la denuncia pubblica. Sicuramente per accontentare gli sponsor politici di Lavaglia si possono tentare altre strade, come ad esempio un rimpasto in giunta, no? Avranno pensato magari in questi giorni Razza e Musumeci, è perché è tutto connesso, cari miei. Sicuramente si corrono meno rischi che continuare a coprire certe magagne sulle quali prima o poi qualche procura ci darà soddisfazione, soprattutto dopo che manderemo questo esposto a tutte le procure d'Italia, perché chiamiamo anche qui come responsabile il Ministero della Sanità. Ed è ovvio che dovremo vederci chiaro fino in fondo. E poi magari, immaginate, l'assessore e il presidente avranno concluso rispetto al sindaco De Luca, chissà, nel momento in cui questo pazzo di De Luca non ci ha fatto la cortesia di dimettersi, erano pronti lì a blindare, pure il commissario pronto c'era, pure lo slittamento delle elezioni era previsto, e quindi questo pazzo ci ha lasciato con il cerino in mano ed è rimasto lì, e ci è rimasto il cerino in mano a noi. Ora, è ovvio che rischiamo di bruciarci. Nel frattempo Paoletto ha cominciato a parlare, è arrivato a quel punto, bisogna trarre le conclusioni. È logico che bisogna trarre le conclusioni. Non a caso, sempre le coincidenze. All'indomani della scadenza delle mie dimissioni, poi revocate, la Paglia si è presentato per l'ennesima volta, o per la prima volta, questo lo leggeremo quando poi gli atti ovviamente saranno pubblici, si è presentato in procura a parlare, chissà se era la seconda, la terza o la prima volta, non so se l'ha interrogato, chi l'ha interrogato, non so, sicuramente aveva tante cose da raccontare il buon Lavaglia, e quindi in quel momento si è suicidato con le sue mani. E quindi che è successo dopo il 5 di febbraio? De Luca non si è dimesso, Paoletta ha cominciato a vomitare, a parlare. Arrivato a quel punto, cari miei, il dato è tratto, come direbbe il buon Musumeci, no? E quindi, non a caso, dopo la stessa scadenza, la commissaria Furnari ha dichiarato alla stampa di aver trovato al suo arrivo un disastro organizzativo. Non c'è miglior testimone rispetto a tutta questa vicenda, a questi processi che si apriranno,
della dottoressa Marzia Furnari, perché è lei che autorevolmente può certificare che De Luca aveva ragione e che quello che diceva De Luca era solo una minima parte di tutto ciò che è stato trovato. Certo, forse lo poteva fare prima, ma aveva bisogno di tempo, magari un attimo per capire definitivamente. Tutte coincidenze sono successe dopo il 5 di febbraio, dopo che il mondo aspettava di capire se De Luca si dimetteva o no, mentre De Luca gli ha teso una grande trappola e sono caduti tutti nella trappola, perché ora le coincidenze di certe date sono cristallizzate e non si può dire che si stava lavorando per spingere De Luca alle dimissioni, quindi certi provvedimenti non sono stati fatti prima per questo motivo. Ovviamente non regge questa spiegazione. E ora, oggi ne abbiamo quanto? 18? No, 19. 19. Oh, qua sono confuso con le date, perché 19. Ci troviamo col data 17 febbraio, anzi con data esattamente, eccolo qui, datemi le mie carte perché ora entriamo nel merito di un'altra, ecco, questione, ecco, con la data di ieri 18 febbraio, eccolo qui, attenzione, perché qui c'è qualche altra novità ora che vi comincio a dire. Viene notificata alla PAIA il procedimento di licenziamento. Licenziamento. Ma udito dite, oggi, 19 febbraio, viene notificato il provvedimento di sospensione, che ora leggeremo, perché questo sputtana tutti quanti, tutti, compreso tutti i deputati ed ex deputati, che pur di continuare a fare i conniventi di questo sistema, che per come si è ormai manifestato è un sistema che io ho sempre definito politico mafioso, perché chi è che attenta alla salute dei cittadini con questa metodologia per me non è differente da chi usa la lupara, eh? Ecco, ora sputtana tutti questi personaggi, guardate, fresco fresco, 19 2000, febbraio, lo puoi inquadrare la data almeno? Di ora, fresco fresco, Paoletto è stato sospeso nelle more che si proceda al licenziamento definitivo. E allora è logico che da questo punto di vista, al di là della coincidenza della prima, ovviamente, anno di pandemia, la domanda sorge spontanea, come diceva la buon'anima di quel conduttore, Lurano si chiamava, mi pare, no? Lubrano. Oh, domanda sorge spontanea. Perché la PAIA non è stato sospeso intanto quando già è stato accertato sono state accertate le sue omissioni? L'istituto della sospensione è disciplinato dalla stessa legge che prevede e disciplina il procedimento di revoca. Articolo 20 della legge 5 del 14 aprile 2009, il comma 7 prevede l'istituto della sospensione, lo voglio dire sempre nei confronti di quel deputato Antonio De Luca di 5 Stelle e dell'ex deputato Beppe Picciolo, che durante una trasmissione televisiva di TCF, quando c'era il consigliere Nello Pergolizzi che gli sosteneva questo, hanno avuto il coraggio, pur di andare contro De Luca, di negare l'esistenza di questa legge. Vergognatevi! E lo dice chiaramente questo comma. Nelle more, comma 7, della procedura di cui all'articolo 6, che è la procedura di licenziamento, e quindi che si facciano le deduzioni, le controdeduzioni, i 50, i 30 giorni, tutte, nelle more di tutto questo, intanto puoi sospendere il direttore generale. Ebbene, tutto questo non è successo perché? Perché c'è stato un gioco di equilibri che naturalmente, e io sono felice di questo perché la mia provocazione è servita anche a questo, a farli ritardare il più possibile nel procedimento. Grande ogni ora in più, una grande omissione in più.
Quindi di tutto questo ovviamente chiederemo spiegazioni ora nel nostro esposto. Certo, non c'è da essere soddisfatti, questo ve lo voglio dire, perché al di là di quella che può essere o non essere la soddisfazione che si può manifestare di fronte a questi provvedimenti, io non sono affatto soddisfatto. C'è invece purtroppo da prendere atto dell'esistenza di un sistema che non accetta critiche e che trova alleati in tutti i palazzi e si autoconvince di essere intoccabile. Noi invece continuiamo ad essere dei sognatori. Ci piace immaginare che la legge sia uguale, veramente uguale per tutti, e che per la giustizia non ci siano intoccabili e santuari inviolabili. Continuiamo a sognare che per quanti soldi possano girare, 9 miliardi di euro vale la sanità in Sicilia, 9 miliardi di euro, nonostante tutta questa montagna di soldi che girano, tutti gli interessi, il grumo di interessi all'interno del sistema sanitario, noi continuiamo a sognare che non ci possa essere impunità per nessuno e di conseguenza chi ha sbagliato deve pagare senza se e senza ma. Io lo devo a tutte quelle famiglie che oggi piangono i morti per Covid. Io lo devo a tutte quelle famiglie che hanno sofferto doppiamente la pandemia per le disfunzioni dell'ASL. Io debbo a loro tutto questo. Ed è a loro che semplicemente dedico questo provvedimento, che è una vergogna, perché è tardivo di oltre 4 mesi. Questo provvedimento, e qui non vedo l'ora di confrontarmi con l'assessore Razza in tribunale, andava fatto già a fine ottobre, quando si era constatato che in base all'atto aziendale Paolo Lapaglia non aveva neanche predisposto i posti letto in terapia intensiva previsti per la città di Messina. Tutte queste connivenze, questi comparati, questo verminaio schifoso, questa connessione tra più palazzi, ha causato questo ritardo. È passato novembre, è passato dicembre, è passato gennaio e siamo a febbraio. E se io il 16 di dicembre non prendevo quella posizione, noi oggi chissà quanti morti piangevamo, perché tanto a Razza di Messina non gliene fregava nulla. Noi siamo tanto sognatori che abbiamo redatto più esposti, e quello finale su cui abbiamo lavorato notte e giorno tra un impegno e l'altro, e le mie assenze, guardate, che erano dovute molto a questo, al lavoro che abbiamo fatto, proprio perché noi non temiamo neanche gli avvertimenti di Razza, il quale mi ha minacciato, e mi ha minacciato, sì, e ora vi dico anche, anzi ve lo voglio dire subito, inquadra questo documento per cortesia, guardate che gravità. Cioè Razza è stato talmente brillante a minacciare il sindaco di Messina, dicendogli che io con i miei atteggiamenti avrei fatto delle indebite pressioni e quindi il mio sarebbe stato un reato grande quanto una casa. Io che sono un pubblico ufficiale, io che per tutelare la
salute della mia gente, sono stato costretto a mettere a repentaglio la mia vita. E chissà che fine farò. Questo personaggio ha avuto anche il coraggio di minacciarmi, dicendo che le mie ero in debite pressioni. Ebbene, questo documento del centro neurolesi Bonino Puleio è datato 17 febbraio. È firmato dal suo direttore generale, dottore Vincenzo Barone, che io stimavo. È indirizzato, attenzione, al responsabile organizzativo della CISL Funzione Pubblica di Messina, dottoressa Giovanna Bicchieri. E per conoscenza indirizzata al direttore scientifico. Chi è il direttore scientifico dell'IRCCS? Chi? Il professore Placido Bramanti. Ah, il professore Placido Bramanti. Ho capito. Quindi indirizzata al direttore scientifico, indirizzata al direttore sanitario, indirizzata al direttore amministrativo, indirizzata al responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, indirizzata alla dottoressa Emanuela Mazzon, indirizzata al segretario generale della CISL Funzione Pubblica Sicilia, dottor Paolo Montera. E questo lo sapete, questa nota è una nota dove il direttore generale contesta alla CISL una richiesta per fargli revocare un incarico, no? Ma di questo ce ne frega poco, perché sono diatribe che ovviamente riguardano la dialettica sindacale. Guardate invece la cosa di una gravità unica, per la quale ovviamente io non posso stare a tacere. E gli ho scritto poco fa un messaggio e gliel'ho detto a Barone. Guardate che cosa ha scritto il direttore Vincenzo Barone. Desta certa perplessità poi il fatto che la signoria vostra, cioè la CISL, non realizzi sulla inopportunità di intimare il termine di 5 giorni per la rimozione dell'incarico di questo signore, intimazione assolutamente confliggente con le previsioni di legge e come tale indebita. In uno all'avvertenza che in difetto si procederà ad informare l'autorità competente. Attenzione a questo passaggio. Sul punto, apre virgolette, chieda consiglio al suo difensore, due punti, le dirà che esercitare una pressione indebita sulle autorità istituzionali cui compete il procedimento amministrativo costituisce reato, chiuse virgolette. E sempre scrive Barone, affermazione questa, che vi ho citato tra virgolette, affermazione non mia, ma che per comprensibili motivazioni ritengo di dovere mutuare, ed è un'affermazione propria dell'assessore regionale della salute, avvocato Ruggero Razza, e indirizzata pubblicamente al sindaco della città di Messina, in ordine alla richiesta formulata da quest'ultimo di rimozione immediata del direttore generale dell'ASP di Messina. Vicenda che certamente non sarà sfuggita alla sua attenzione. Ma come ti permetti? Come ti permetti? Vincenzo Barone! Scrivere una porcheria del genere dopo che io il tuo assessore l'ho mandato a fanculo, l'ho denunciato e lo sto denunciando. Ti permetti di mutuare queste frasi in una lettera indirizzata a un sindacato? Ma non ti vergogni, io mi vergogno per te. E questo non vi dimostra la connivenza che c'è tra tutti i vari apparati. Questo io ora lo darò al mio legale, perché è ovvio che non si può permettere il barone di turno di fare queste cose. E chi sono io? Non sono il sindaco di Messina e io non sono pubblico ufficiale. Ma come mi paragoni a un sindacato che non svolge le funzioni del pubblico ufficiale? Come fai questi paragoni? Ignorante! O meglio, non sei ignorante. Anche tu hai giocato sporco e avevo una certa stima di te. E mi vergogno di avere, e spero che ora o ti dimetti e te ne ritorni a Palermo,
o qualcuno prende provvedimenti del caso, perché non si può avere un direttore generale dell'IRCCS, che gestisce quindi anche l'ex Piemonte e quant'altro, che ha questa considerazione del sindaco di Messina senza che io c'entrassi nulla in questa storia. È come se le parole di Razza fossero la Bibbia. Razza, dai una ridimensionata ai tuoi lacchè, perché li tiro tutti io in queste esposte. E delle tue intimidazioni, ti dico onestamente, quelle ufficiali e quelle che mi sono arrivate, non so come rispondere. Non ti faccio una pernacchia, perché stasera mi sono promesso di non farti una pernacchia. Ecco, e non te la faccio. Va bene? Gliela devo fare la pernacchia. No, no, no. No, no, non ne faccio. Non ne faccio, gli diamo troppa confidenza. E voglio concludere su questo punto, proprio su quella che è la nostra, comunque, è la nostra presa di posizione. Noi lo vogliamo ribadire. Siamo tanto sognatori che, oltre agli articolati esposti che abbiamo già depositato e che ora depositeremo e che presenteremo a tutte le procure d'Italia, è ovvio che questo, da buoni sognatori, ci porta, senza offesa per nessuno, poi guardate, pochi si vuole offendere si offenda, ma in ogni caso pretendo rispetto, e questo vale per tutti i palazzi e per qualunque procuratore. Non è perché noi partiamo dal presupposto che un giudice, come si dice, un giudice a Berlino? Un giudice a Berlino. Ah, io penso che esista anche a Messina. Assolutamente sì. Anche perché io, e devo darne testimonianza, nonostante le mie intemperanze, io qua a Messina, sai, no? È stato disposto per due volte il mio arresto. Assolutamente. Poi è stato annullato il mio arresto. E ho avuto 17 processi e ho avuto giudici equilibrati, e dico sempre, non vorrei mai essere nei loro panni, perché il lavoro del giudice, sicuramente, del magistrato, è una delle cose più difficili di questo mondo. Avere nelle mani il destino di gente, lì avere lo scrupolo magari di commettere qualche orrore, onestamente io non lo voglio avere, preferisco avere la responsabilità di sbagliare una strategia, ma mai, quindi porto un rispetto sincero. Quindi io penso che a Messina, comunque, al di là di quello che vabbè, è il disprezzo, l'odio che magari il procuratore generale Barbara nei miei confronti, ma perché con lui abbiamo una partita aperta, a Reggio Calabria, e non so se si è sentito leso per altre cose. E quindi lì, pensate, 500.000 euro mi ha chiesto di risarcimento, qua dovrò fare una colletta, altro che una colletta dovremo fare. E va bene, ma io ho sempre comunque schiena dritta e non, soprattutto non sono una persona che coltiva odi, e devo apprezzare, lo dico pubblicamente perché l'ho attaccato, io sono una persona così fatta, io devo apprezzare comunque Carchietti, col quale siamo arrivati anche allo scontro, il quale mi ha querelato e abbiamo poi chiuso comunque la questione, anche perché voi vi immaginate, io eletto il 5 di novembre all'Assemblea regionale siciliana, dopo tre giorni vengo arrestato e mi viene annullato per due volte l'arresto, parliamo del 2017, vi immaginate se non avevo tutte le mie motivazioni per mandare a fanculo il mondo, no? E magari anche lì devo apprezzare sicuramente che Chiacchietti ha capito che io ero in un momento di ira legittima, e a differenza di Barbaro, che per ritirare tutto credo che mi ha chiesto 500.000 euro, e non solo mi ha chiesto 500.000 euro Barbaro, che è il procuratore generale, quindi pensate se quanti motivi io avrei di avere qualche legittimo sospetto dell'equilibrio nei miei confronti da parte della procura, ma parto dal presupposto che ognuno è ovviamente equilibrato. Però devo dire, no? Lo devo dire perché? Perché questa vicenda è anche connessa agli scontri epistolari. Piuttosto hai mandato a tutta la stampa la risposta al procuratore De Lucia, così sanno tutti la fonte, perché io non faccio
Io non faccio come altri che magari girano poi la velina a qualche giornalista di cronaca giudiziaria blasonato. E no, io mi prendo la responsabilità. Allora, se domani qualche giornale riterrà di pubblicare la nostra replica, visto che per 5 giorni ci hanno massacrato i coglioni, scusatemi il termine, anche alcuni, per riportando solo alcuni pezzi della lettera, della reprimenda del procuratore De Lucia, per la quale chiederemo conto ovviamente nelle sedi opportune, ecco, almeno si sa che questa ora è pubblica perché il sindaco ha disposto che venga mandata a tutti i giornalisti. Non solo, ma anche su questo aspetto, per chiudere l'argomento, lunedì procederemo legalmente nei confronti di tutta quella stampa, sì. Guarda, e lo faccio come comune, perché qui voi avete sputtanato il comune di Messina, il corpo della polizia municipale, quindi si raccoglieranno tutte quelle che sono state le omissioni, la replica di articoli di stampa infamanti e la omissione della mancata pubblicazione della smentita del procuratore, e quindi querele per tutti, tanto come si dice dalle mie parti, ognuno mangia a casa propria e io non temo il bavaglio, ma ovviamente mediatico, ognuno si prenda le responsabilità proprie, perché qui nessuno è prone e soprattutto non è schiavo di queste mezzucci. Daphne, andiamo a spiegare, sì, l'esposto così in linea generale che stiamo completando, e dopo che Daphne finisce c'è la chicca finale. Questa, guardate, non ve la potete perdere, perché vi leggerò alcune parti del provvedimento notificato ora, fresco fresco, di sospensione. Vi leggerò alcune parti che smentisce tutte le porcherie dei vari deputati, ex deputati, le omissioni anche di gran parte dei nostri consiglieri comunali e di tutti gli ambienti, anche alcuni massonici deviati, occulti e non occulti, che in questi giorni hanno caricato sulle mie spalle. Quindi dovete aspettare la lettura di questi alcuni passaggi che sono illuminanti. Prego, Daphne. Sì, grazie signor sindaco. Da quando è iniziata questa vicenda noi abbiamo incominciato a mettere insieme tutti gli atti, i provvedimenti che poi si sono trasformati in una vera e propria attività che abbiamo compiuto e che abbiamo via via rendicontato per la nostra stessa memoria e per comprendere che cosa stavamo facendo e che cosa non faceva chi invece aveva il dovere di intervenire. Questo ci è servito per avere una relazione che di giorno in giorno abbiamo implementato e che ci ha documentato la grande quantità di attività che abbiamo svolto, cui si è contrapposta invece una assenza di risposte da parte delle istituzioni sanitarie, dell'assessorato, del presidente della regione e dell'ASP. I fatti quindi sono documentali e l'esposto si articola in una esposizione abbastanza complessa e anche articolata di tutte le attività che vengono iniziate dal 23 ottobre. Queste attività, lo ricordo a noi stessi e vale per tutti, sono state documentate anche con riprese video a questi tavoli tecnici che abbiamo convocato con cadenza settimanale e poi via via anche più di una volta a settimana. Hanno partecipato le istituzioni sanitarie cittadine, ma senza fornirci mai le giuste risposte, o meglio, sempre da un lato rassicurandoci che tutto andava bene e dall'altro invece alzando le braccia di fronte a un quadro epidemiologico che andava via via diventando sempre più grave sotto i nostri stessi occhi. E nonostante le nostre richieste di intervento e nonostante le nostre richieste di dire la verità, perché la verità era che il contagio si stava diffondendo senza nessun argine, ci veniva risposto anche di fronte al prefetto che tutto era sotto controllo. A tutto era sotto controllo, dichiarazione ufficiale del dottore Crisicelli al famoso tavolo del 23 novembre insieme alla presenza anche del prefetto, si contrappongono invece tutta una serie contemporanea di richieste anche da parte di ASP, l'acquisizione dei dati sul contagio nelle scuole, fino all'escalation finale che è rappresentata dalla nomina del commissario ad acta nominata il 17 dicembre del 2020, che il 4 gennaio, con senso finalmente istituzionale e di responsabilità del ruolo, finalmente per la prima volta, signor sindaco, quindi la prima relazione sull'andamento epidemiologico del Covid nella città di Messina, la firma, la redige, la firma e la diffonde la dottoressa Marzia Furnari, nella quale ci dice
che nella settimana precedente, da quando si era insediata fino al 4 gennaio, aveva curato un insieme di attività, fra le quali caricare anche 3.129 tamponi che erano stati eseguiti e mai caricati a sistema. Positivi questi, Positivi. positivi, attenzione. Difatti, lei stessa accompagna questa dichiarazione a questa relazione nella quale dice: la città di Messina ha l'incidenza di contagio più alta di tutta la Sicilia. Al 4 gennaio la dottoressa Furnari quindi cristallizza quella che era una situazione che noi conoscevamo perché ne avevamo il polso della situazione, ma che le istituzioni sanitarie fino a quel momento negava che fosse come noi dicevamo. Finalmente il 4 gennaio le carte vengono scoperte e ci danno atto, tristemente, avremmo preferito essere smentiti, ma la realtà invece ce lo conferma, ci dà atto che la situazione, l'andamento epidemiologico è completamente fuori controllo. Il 4 gennaio ci dice questo il commissario ad acta, l'8 gennaio, sulla scorta delle sue dichiarazioni, della sua relazione, che noi leggiamo ovviamente il giorno dopo, quindi già la leggiamo il 5. E facciamo un tavolo tecnico il 5 stesso, proprio anche col commissario che là in qualche modo la spiega e ce la rende ancora più comprensibile. L'8 gennaio noi facciamo una richiesta al presidente Musumeci di istituire la zona rossa nella città di Messina e l'8 gennaio chiediamo anche di avere il verbale del comitato tecnico scientifico che si era riunito il giorno prima con l'assessore La Galla, quindi l'assessore alla pubblica istruzione, e l'assessore Razza, cioè l'assessore alla salute. Perché il comitato si riunisce con questi due assessori? Perché in quel momento l'emergenza sanitaria riguarda le scuole e ovviamente in generale la gestione sanitaria dell'emergenza. Ebbene, di noi di questo verbale ancora non riusciamo a avere la copia, non riusciamo a avere completamente accesso. Facciamo il 14 gennaio un'ulteriore richiesta di accesso agli atti, ma ancora ad oggi, 19 febbraio, non ci hanno risposto. Ricordo che il 20 gennaio il capo di gabinetto dell'ufficio della presidenza della Regione Siciliana ha riscontrato le nostre richieste, quindi l'accesso e il sollecito, chiedendo agli uffici di darci il dovuto riscontro. 20 gennaio e siamo al 19 febbraio. Ancora noi non abbiamo ricevuto neanche una nota per dire corrispondeteci X euro di diritti di copia e ve li faremo avere. Neanche questo. E noi anche dobbiamo pagare diritti di copia perché siamo la pubblica Ovvio. amministrazione. Ma neanche per dire paradossalmente neanche questo. E allora l'esposto che cosa mette? Mette tutti insieme queste serie di atti, di provvedimenti e di omissioni nelle varie condotte che portano, come hai detto prima tu, sindaco, alla fine alla discovery finale, cioè alla scoperta reale e palese e concreta delle inefficienze dell'ASP che si conclama con l'insediamento del commissario ad acta e con tutte le attività che il commissario ad acta documenta, diciamo in maniera poi molto efficace anche attraverso il suo ufficio stampa, giorno per giorno. La settimana scorsa il commissario ad acta ha inaugurato la banca dati. Signori, inaugurare la banca dati la Che settimana vergogna, scorsa ma non per il significa. commissario, che vergogna per l'ASP di Messina, la banca dati. Significa che fino a quella data, come noi abbiamo sempre detto, non c'era banca dati. Significa che non c'era attività di tracciamento, difatti, sempre le dichiarazioni stampa che ci soccorrono e che ovviamente trovano tutto ingresso nell'esposto del commissario ad acta dice: siamo riusciti a individuare due focolai, uno negli aliscafi e uno in un supermercato, grazie al tracciamento che prima non è stato mai fatto. Adesso il commissario ad acta ha anche istituito un ufficio di coordinamento tra le scuole e l'ufficio commissariale, l'ha fatto questa settimana, 2 giorni fa. Che è quello che è stato chiesto dal Comune di Messina già da Con novembre note ufficiali, note eh? ufficiali, Che è tutto e c'è una documentato. nota del 24 novembre, sempre del Comune di Messina, rivolta proprio all'assessore Razza, in cui gli si dice: guarda che dal tavolo del 23 novembre con l'ufficio scolastico regionale e l'ASP è evidente che qui non c'è l'attività di tracciamento per le scuole, cioè il contagio scolastico non viene trattato, non si sa, non si capisce. Quindi tutte queste inefficienze che noi abbiamo di volta in volta denunciato trovano ingresso in questo esposto, non perché ci vogliamo dire che noi le abbiamo detto per primi, ma perché avendolo detto quando l'abbiamo detto e non avendo ottenuto risposta, tutto ciò ha significato che il contagio è andato avanti, si è diffuso fino ad arrivare ai tragici fatti che
gennaio, in cui abbiamo dovuto subire una zona rossa dall'11 di gennaio, noi prima di tutti in Sicilia, dall'11 gennaio fino al 31 gennaio, perché? Perché chi doveva non ha vigilato e non ha contrastato efficacemente la diffusione del virus. E allora, per questi fatti, che sono tutti esposti e riepilogati, quindi è un esposto documentale, non è un esposto di opinioni, un esposto di sensazioni, un Assolutamente, per esposto di carità, impressioni per personali. È carità. un esposto, come si suole dire, documentale, dove i fatti sono dimostrati, come dici tu, per tabulas, cioè fatto per fatto, atto per atto, provvedimento per provvedimento. Si chiede alla procura, a tutte le procure, ognuna per la loro specifica competenza, di rispondere alla città di Messina perché chi poteva e doveva non è intervenuto al tempo in cui sarebbe dovuto intervenire per contrastare efficacemente la diffusione del coronavirus ed evitare che il contagio a Messina si diffondesse e arrivasse ai tragici fatti che ci hanno visto protagonisti fino a tutto il mese di gennaio. Ovviamente, e andiamo ora alla chicca finale, noi comunque ci costruiamo parte civile in tutti i procedimenti penali che riguarderanno la pandemia. E questo è un nostro dovere, dobbiamo stare attenti Assolutamente. ovunque, al di là di essere promotori di questa azione, e anche perché, guarda, Daphne, proprio le coincidenze. Andiamo all'argomento conclusivo. Mi sono alzato per la sacralità della lettura anche di alcuni passaggi che sono importanti. E guarda, già basta soltanto questo decreto di oggi, di sospensione, che ripercorre tutte le tappe che noi abbiamo fatto fatica a costruire con documentazione. Qua c'è scritto tutto, Daphne. Basta Benissimo, questo ora ora. ce lo Ancora ripassiamo. non ce l'hai perché me No. l'hanno passato poco fa. Questo è il provvedimento di sospensione a firma del dirigente generale regionale Mario La Rocca, è un provvedimento che sospende dalle funzioni il direttore generale Paolo Lapaia. Udite, udite! Cosa dice? Visto l'articolo 20, 6 e 7 della legge 5 aprile del 2009, che dispone che, attenzione, comma 6, quando ricorrono gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori per legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché nel caso di mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, previo parere consultivo della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana Servizi Sociali e Sanitari e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, dispone il Presidente, quindi, della Regione, su proposta dell'assessore alla sanità, dispone la decadenza del direttore generale. Bene, questo provvedimento di decadenza è stato notificato ieri. Qua c'è il provvedimento di sospensione, data 18 febbraio. Ma attenzione, lo dice qui sempre questo provvedimento. Questo provvedimento dice, comma 7 sempre dell'articolo 20 della legge regionale 5/2009, nei casi previsti dal comma 6, cioè dei casi di esistenza delle condizioni per procedere a licenziare un direttore generale, quindi nei casi previsti dal comma 6, e se già ieri gli hanno notificato il potente licenziamento, vuol dire che ci sono tutti. Attenzione, ecco dov'è la omissione di Musumeci e di Razza. Nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, quindi comma 6, il direttore generale, Lapaia, può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni per un periodo massimo di 60 giorni con decreto motivato dell'assessore regionale per la sanità. Ecco qua l'altro documento. Guarda, Luciano. Focalizziamo questo documento, è di oggi, 19 febbraio, questa è la nota di trasmissione di questo decreto di sospensione di Lapaia. E allora perché Lapaia non è stato sospeso fino a ottobre?
Saranno questi gli interrogativi. Ha contribuito a causare la pandemia a Messina? Questo ci dovrà spiegare in un tribunale Musumeci, Razza e tutti i compagni di merenda politica che riguardano questa squallida gestione. E ripeto, inviata a tutte le procure. Andiamo avanti perché è illuminante questo provvedimento. Ecco, ho sottolineato un altro passaggio importante. Visto il decreto assessoriale numero 261 del 25 marzo 2020, Daphne, 25 marzo 2020, con il quale sono state istituite le unità di crisi sanitarie metropolitane, udito dite, di Palermo, di Catania e di Messina, per la gestione dell'emergenza Covid-19, al fine di realizzare un raccordo tra le aziende sanitarie e ospedaliere di ciascuna delle suddette aree metropolitane, ma quale Messina? Hanno fatto il provvedimento per procedere e hanno fatto solo Catania. E poi hanno fatto ad ottobre, a fine settembre, Palermo. Messina l'hanno fatta ora. E andiamo avanti. Vista la deliberazione numero 553 del 27 novembre 2020, quella che è stata Quella fatta a è seguito delle stata. nostre Esatto, richieste, si esatto. ricorda ancora il buon Croce, Ferdinando Croce, che abbiamo dato, ha voluto tutti i nostri testi per redigere la proposta di delibera di giunta, anche questa abbiamo fatto. Pensate alla nostra collaborazione, quanto è stata massima, la nostra leale collaborazione, quanto, fino a dove si è spinta. Con questa delibera la Giunta regionale, alla luce peraltro del significativo accrescimento del carico di lavoro delle strutture commissariali nel corso della cosiddetta seconda ondata della diffusione del contagio, procedente a sua volta dall'intensificazione delle necessarie attività territoriali, ha approvato questa Giunta la proposta di omogeneizzare le attività e i compiti assegnati agli organi straordinari nominati in affiancamento alle direzioni strategiche delle aziende sanitarie provinciali e metropolitane, con l'attribuzione ai nominati commissari ad acta di ampi poteri di programmazione, ottimizzazione, individuazione, allocazione e utilizzo di tutte le necessarie risorse aziendali, umane, strutturali e strumentali occorrenti a fronteggiare con efficacia la pandemia in atto per tutta la durata dell'emergenza. Scusatemi. E Messina ancora il 27 di novembre 2020. Perché non è stato nominato il commissario? Non è stato nominato il commissario. Sono passate la prima settimana, la seconda settimana, la terza settimana e il commissario a Messina non ne dovevano nominare perché non bisognava far seccare Paoletto la paglia perché poi parlava, parlava e ha parlato. Quindi anche qua di fronte, per questo ho detto quanto è illuminante questo provvedimento. Dopodiché, attenzione a questo passaggio. Con nota del 16 dicembre 2020, vista la nota del 16 dicembre 2020, con la quale il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Messina, apre virgolette, preso atto dei recenti accadimenti anche mediatici relativi all'emergenza Covid-19 nella provincia di Messina, per i quali viene chiamata in causa l'azienda sanitaria provinciale, e nello specifico la direzione generale, ha chiesto quindi il direttore generale della Paglia, ha chiesto all'assessore regionale per la salute la nomina di una commissione assessoriale di verifica. Quindi la Paglia il 16 di dicembre, dopo che l'ho mandato a fanculo, ha chiesto la nomina di una commissione. Quindi ammette che se è stato avviato il procedimento di decadenza e colpa mia, infatti me la faranno pagare. Smettetela. C'è qualche sindacato, con tutto il rispetto, che faccia il suo mestiere e non si prenda meriti che non ha. È scritto qua. Meriti che non ha. Vergognatevi, sciacalli. Vista anche la nota del 17 dicembre dell'indomani 2020, con la quale l'assessore regionale per la salute ha disposto la nomina di una commissione d'inchiesta con il compito di effettuare l'accesso ispettivo presso l'ASP di Messina e consegnare una relazione per l'accertamento di tutte le criticità emerse entro 7 giorni dal relativo
insediamento 7 giorni! 7 giorni! Visto il decreto del 17 dicembre 2020, recante nomina di un commissario ad acta per la gestione dell'emergenza Covid presso l'azienda sanitaria provinciale di Messina. Marzia Furnari a Messina grazie a me. Non voglio detto grazie da nessuno, ma queste sono le date e lo dice anche questo ulteriore decreto, 17 di dicembre. Se era intenzione di razza nominare un commissario, lo doveva già nominare prima, lo doveva nominare magari il 28 di novembre, dopo che hanno fatto sta delibera di giunta. Perché avete aspettato tutto questo tempo? Perché non volevate nominare nessun commissario. Questa è la verità. Non volevate nominare nessun commissario. Ebbene, vista la relazione della commissione d'inchiesta che è stata depositata il 24 di dicembre, cioè viene nominata il 17 di dicembre e la commissione d'inchiesta il 24 di dicembre ha depositato le risultanze. Il 24 di dicembre, signori miei, io lo sapevo tutto questo. E la mia dimissione l'ho proprio lanciata lì, proprio perché sapevo che volevano insabbiare certi delinquenti, questi delinquenti volevano insabbiare tutto. Ovviamente la commissione ha scritto nero su bianco tutto, attenzione, e ora lo dimostro il provvedimento. Cosa dice? Vi leggo il passaggio più così digeribile della commissione. La commissione scrive, tra l'altro, che emerge, attenzione, attenzione, emerge l'inadeguatezza dell'organizzazione nel suo complesso ad incidere con successo sui risultati dei processi organizzativi interni e nell'individuare risposte efficienti, tempestive e funzionali alle nuove esigenze legate all'epidemia Covid-19. Cazzo, eravamo in piena pandemia, seconda ondata, il 24 di dicembre, e la stessa commissione d'inchiesta dice che l'azienda non è in condizioni di affrontare. Ecco qual è il capo di accusa certificato che noi utilizzeremo per portare in tribunale tutti. Lo dicono loro stessi, guardate. Quindi scrivono, si evidenzia la criticità nelle relazioni tra le varie articolazioni aziendali, la scarsa capacità di coordinamento delle diverse figure, uffici, settori deputati alla gestione dell'emergenza Covid e la difficoltà su aspetti prioritari di gestire efficacemente i rapporti con la ditta informatica per ottenere risultati migliori per l'azienda. Questo scrive non Capello De Luca, la commissione d'inchiesta nominata da Razza. E lo scrive il 24 di dicembre, ogni morto che c'è stato successivamente ce l'avete sulla coscienza. 24 di dicembre. Dopodiché, il 28 di dicembre, l'assessore regionale alla salute notifica questi risultati della commissione a Paolo Lapaglia, il quale a sua volta il 4 di gennaio replica. Teniamoci. Se il 24 di dicembre la commissione nominata dall'assessore mi scrive queste cose gravi, perché Razza hai tenuto lì la paglia? Perché non lo sospendevi per come prevede il comma 7 della legge 9 del 2009? L'articolo 20, perché lo hai tenuto lì? Di fronte ai tuoi uomini che ti hanno scritto che questo qui non è in grado di affrontare la pandemia, non è in grado neanche della cosa più elementare, un database, di gestire, di creare un database, non è in grado di coordinare gli uffici, lo dicono i tuoi uomini. Perché nel frattempo non l'hai sospeso e gli hai continuato a far fare danno? E l'hai sospeso ora e l'hai buttata a mare perché ha svuotato il sacco. Ah, chissà, qua scintille ci saranno, scintille. Il commissario Covid ha detto, ho trovato fogli Excel scritti a penna. I fogli Excel scritti a penna è meraviglioso, ma queste, ripeto, basterà l'onestà intellettuale di Marzia Furna, esatto, e questi provvedimenti a inchiodare tutto il sistema.
il sistema. Il sistema. Dopodiché, il 20 di gennaio, viene anche audito il dottore Paolo Lapaglia, perché doveva spiegare i suoi scritti difensivi. Ecco, da qui hanno cominciato a prendere tempo, perché io mi ero dimesso. Guardate, sì. Si sono inventati pure questo, ma nel frattempo non veniva sospeso. E l'11 gennaio noi eravamo diventati zona rossa. L'11 di gennaio, come vi ricorda Daffi, noi eravamo zona ultra rossa, perché io poi avevo applicato pure il lockdown subito dopo. E nel frattempo questi giocavano e cercavano come prendere tempo. Guardate che schifezze, che vomito. Uomini delle istituzioni prestati a questi giochi sporchi, perché nel frattempo io pure mi ero dimesso. Dopodiché questo ha parlato il 20 di gennaio, ma abbiamo dovuto aspettare il 10 febbraio per una relazione a firma congiunta dei vari direttori generali per controdedurre ancora le dichiarazioni di Lapaglia, che ha spiegato il contenuto dei documenti trasmessi il 4 di gennaio. Quanti rallentamenti ho messo, ma nel frattempo continuava lì a fare danni e anche a rilasciare interviste, a mandare messaggi al mondo, avvertimenti in un linguaggio pure strano. Quanti avvertimenti ha mandato, criptici, per la serie non mi lasciate con cerino in mano perché comincia a parlare, e ha cominciato a parlare, e i tuoi amici ti hanno lasciato con cerino in mano, e ovviamente noi ora andremo avanti. Quindi, ritenuto che le risultanze dell'attività istruttoria fino a questo momento condotta mettono in evidenza elementi oggettivi che, in quanto tali, fermo restando l'attivazione delle ulteriori garanzie partecipative a favore dell'interessato, sembrano precludere l'esercizio di uno spazio di discrezionalità amministrativa in ordine alla formulazione della proposta di avvio del procedimento di decadenza da parte dell'organo assessoriale di indirizzo. Cioè, questo sta dicendo che le cose che sono emerse sono di una gravità unica, che non consentono spazi di valutazione. Questo sta dicendo il direttore generale dell'assessorato regionale alla sanità, ragazzi. Ritenuto in particolare che i contenuti di cui alla suddetta relazione istruttoria evidenziano una serie di addebiti che, anche alla luce dei parametri di valutazione della performance e degli obiettivi assegnati ai direttori generali delle aziende e degli enti regionali sanitari, sono sintetizzabili nella violazione, attenzione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, è riconducibile alle fattispecie legali di cui all'articolo 20, comma 6 della legge regionale 5/2009, cioè quelle che per vari motivi si licenzia un manager. Vista la nota del 18 febbraio 2021, cioè di ieri, con la quale il Presidente della Regione ha notificato al dottore Paolo Lapaglia l'avvio del procedimento per la rescissione e risoluzione del contratto individuale di lavoro, quindi licenziamento, visto ulteriormente l'articolo 20,7, Picciolo e Antonio De Luca. Allora esisteva il comma 7, articolo 20, che ha tirato in ballo nella trasmissione di TCF il consigliere Nello Pergolizzi? Vergognatevi, siete stati anche menzogneri da questo punto di vista. Che contempla l'istituto della sospensione dell'esercizio delle funzioni di direttore generale nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, per un periodo massimo di sospensione di 60 giorni, accertato. Udite, udite, questo è meraviglioso. Questo passaggio è meraviglioso, sì. Meraviglioso, guardate. Accertato, a tal proposito, che anche successivamente alla nomina ed all'insediamento del commissario ad acta per la gestione dell'emergenza da Covid-19 nel territorio della provincia di Messina, che in ogni caso svolge compiti di supporto e affiancamento al direttore generale dell'azienda, quindi supporto e affiancamento a chi si è dimostrato incapace di gestire l'ASP, perché la Marzia Furnari non può fare miracoli, non ce li ha i poteri gestionali per fare miracoli. Quindi dice, nonostante quindi questo, sono pervenuti
Sono pervenute all'indirizzo di questo assessorato alcune segnalazioni inerenti alla sussistenza di criticità in ordine all'attività ordinaria che l'azienda e mediante gli opportuni poteri di impulso e di controllo ai propri uffici, il direttore generale è tenuta ad assicurare per l'ottimale gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 e per il raggiungimento degli obiettivi della degli obiettivi alla stessa sottesi. Noi lo sappiamo che la Fornari è stata onesta e ha scritto anche all'assessore dicendo con questo non si può andare avanti, ve lo dico io ora, lo sapevo che già aveva scritto questo e qui lo dice, cioè era di impedimento anche alla Fornari. E quante volte l'ha detto nelle conferenze che abbiamo fatto, quindi sono cose pubbliche, non dico niente di nuovo, attenzione, che su alcune cose lei non poteva farci niente, come la gestione dei rifiuti e altre cose ancora, perché era in capo al direttore generale La Paglia, il quale è rimasto lì inchiodato alla sedia con la connivenza di Musumeci e con la connivenza di Razza. E allora, viste tutte queste cose, decreta la sospensione. Per i motivi indicati, La Paglia è sospeso da oggi, è sospeso dall'esercizio delle funzioni e dall'incarico di direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Messina per la durata di giorni 60 a decorrere dal 19 febbraio 2021. Ecco come si chiude questa storia, che ovviamente per noi inizia qui, perché se qualcuno pensa che ha soddisfatto la mia legittima guerra contro poteri forti e politico-mafiosi, semplicemente dandomi in pasto la testa di La Paglia, bah, ma come si vede che è scarso, come si vede che non mi conosce, come si vede che non ha capito che io per una questione di principio vado a morire. E la questione di principio è che sulla coscienza questi morti e anche questi disagi ce li hanno in tanti, a partire da Musumeci, da Razza e a scendere. Tutti faranno parte di questo esposto, perché queste omissioni che ci sono state, noi vogliamo oggi che diventino gli elementi risarcitori nei confronti della nostra comunità. In conclusione devo dire grazie alla gente che mi ha sostenuto, solo alla gente, alla mia giunta, perché ho toccato con mano cosa significa per l'ennesima volta l'isolamento, ho toccato con mano cosa significa il bavaglio, anche da un punto di vista di comunicazione, ho visto ovviamente che soldi se ne sono distribuiti tanti in questi giorni per la pubblicità istituzionale, per uffici e quant'altro. Tutto questo gli chiederemo conto e ragione, anche denunciando ora per omissione chi non ci dà gli atti, perché veda chi è che non dà gli atti, chi è che agisce con le minacce, chi è che agisce con questa omissione. Per me ha una visione politico-mafiosa per la pubblica amministrazione. Ecco cosa significa la visione politico-mafiosa. Esattamente, personaggi che senza scrupoli continuano a strumentalizzare la pubblica amministrazione semplicemente perché si ritengono ancora, forse nel periodo del ventennio, dove loro sono super uomini e noi siamo dei cretini. Noi siamo gente che solo perché non apparteniamo a nessun santuario o a qualche santuario non meritiamo diritto di cittadinanza. Noi fino a quando la gente, quando il popolo ci darà fiducia, ovviamente esisteremo grazie al popolo e faremo battaglie sempre più per il popolo, perché quello è il nostro mandato e non ci impressioneremo di fronte a nessuna situazione che da questo punto di vista possa far pensare che il mandato che abbiamo ricevuto ovviamente possa essere tradito semplicemente dalla paura che alcuni personaggi possano includere nei nostri confronti. Ebbene, noi vi salutiamo dicendovi grazie per tutto quello che avete fatto in questi mesi. Io sono rimasto al timone perché voi mi avete consentito di resistere, avete ribadito la vostra fiducia nei miei confronti e quindi è ovvio che io ho voluto ricambiare l'affetto che avete dato
al sindaco De Luca, sindaco del popolo, non è il sindaco delle consorterie, è un sindaco avverso sicuramente da tutti questi palazzi, sono impertinente, lo continuerò ad essere se per l'impertinenza è uno strumento per non piegarsi a quelle che sono certi verminai o certe anche omissioni istituzionali ai quali io non posso appartenere. Grazie tante.